So che avrei potuto lasciar perdere e andare avanti col gioco, ma siccome non ho idea di come si possa fermare i determinati capitoli e non ho voglia di continuare con questa ciamponata, andiamo avanti. Buonasera piccole piume, benvenuti alla quarta, quinta, che cazzo, quanto siamo arrivati? Alla quinta, no, quarta puntata di Anthology of Fear. Un gioco che sta regalando emozioni a tutto dire. Pensate, come prima esperienza di gameplay commentato lo sto facendo veramente male perché mi sto soltanto incazzando. Sì, perché è questo che fanno gli horror, fanno incazzare. Soprattutto quelli che non hai mai giocato. Vero, Piuma? Allora, cosa avevamo fatto l'altra volta? Niente, abbiamo raccolto i coniglietti e li abbiamo posizionati qui con Michael, con Jason e con David. E poi, boh, non è successo nient'altro. Cioè io tornerei ancora indietro. Cercherei di capire cosa arciduca sta succedendo. Torniamo indietro, basta, dai. Tanto non sta succedendo nulla. Posso andarmene? Dai, vi prego, mi sta rompendo stare qui, dai. Senta, lei non può fare niente, dai. Cioè, lo so che ho parlato male dei suoi capelli, però dai, insomma. Il visino ci sta, dai. Cosa c'è qua? È disgustoso. Tu, sempre l'altra volta. Non mi fai andare via, vero? Ma sul serio, cosa devo fare adesso? Buongiorno. Forse è una combinazione con quei conigli? Qui? Va bene, forse perché mi sto... Oh! No. Apri. Ah, c'era qualcosa. Apri. Apri sto cavoli. Niente. Pensavo di aver trovato qualcosa, ma evidentemente mi sbagliavo. Mamma mia, che palle quando non sai cosa devi fare. Signorina, lei ha qualche consiglio? Davvero, mi sto abbastanza... È deprimente, va. Guarda, hai detto la cosa giusta. Questo gioco è deprimente. Aspetta, ma... No, non mi dire che devo cercare... Sapete, sto iniziando ad avere un piccolo... una piccola ipotesi. Scusate, eh. So, vorrei fare un tentativo, scusa, eh. Scusate. Allora. Ma così, cioè, tanto per... Che mi sembra di aver capito, forse. Non vorrei sbagliare, ma proviamo. No. David giace qui. Eh sì, ho capito, ma... allora facciamo un altro tentativo. A sto punto facciamo così. Mettiamo i coniglietti su un unico nome. Sei qua.
A meno che... Ma guarda... Beh, credo si sia capito che non sono una persona molto arguta per queste cose. Non ho mai detto di volerlo. Ah, perché l'ho messo su David. Oh, maronna. Guardate, mi sto veramente stancando con questo gioco, che penso che andrò a vedere la soluzione fra un po', perché davvero... Forse la soluzione nel testo, vediamo un po'. Ragazzi, mi sono azzittito perché veramente mi sono stancato, vi giuro. Cioè, io stavo andando veramente a guardare la soluzione. Ve lo dico, mi spoilerano quello che sto facendo perché mi sto stancando. Mi sto stancando, cosa cazzo devo fare? Mamma mia. Allora, aspettate un attimo, dai, proviamo a ragionarci un attimo. Prima andrò a vedere la soluzione quando sarà il momento, ragazzi. Voglio provare a dare una chance a sto gioco. Proviamo. No, perché ragazzi, non posso registrare ore e ore e ore di contenuti perché non arrivo. Adesso non succede niente. Ah, ma forse... io allora ho tre coniglietti, ho letto le storielle lì e a sto punto mi viene da pensare che l'unica soluzione sia provare a tentativi. Cioè, proviamo. Mettiamone uno qua. Sì, farò l'unica cosa che mi viene in mente di fare. Andare un po' a muzzo. Lei? Potrebbe darmi anche dei consigli, eh? Vediamo un po', allora. Quale scegliamo? Proviamo questo, dai. Cos'è? Ah, Jason, David. A sto punto... No, veramente, ragazzi, guarda. Che è? Jason, qua. No, non era Jason, cos'era? Era David? Sì, sono un po' frustrato, ragazzi. Che è successo? Si è attivato qualcosa? Oh, là! Che è successo? Ho sentito bene, raga? Qualcuno ha riso. Voi siete ancora qua? Adesso? Quindi silenzio di tomba. Lo sapevo. C'è qualcuno qua con noi. Vieni qua. Dove sei? Dove sei, pezzo di cornuto?
che mi hai fatto girare per ore qui. Ah, sei tu, vada via il culo, va. Sì, grazie per avermi fatto star qua 18 ore, guarda, veramente. Stavo per cadere così in basso e andare a vedere la soluzione. T'ho visto, eh? Non è possibile. Cosa c'è? No, fammi leggere, fammi leggere. Oh. O sono estremamente sfortunato o qualcosa non vuole che ci lasci che lasci questo posto. Ho già visto abbastanza in quei corridoi. Ma devo tornare indietro e ripristinare la corrente. Oh, signor Damuraces. Ma che ho fatto di male? Stai zitta. Tra l'altro sembra un'altra cosa vista da qua. Sì? Già. Va bene. Dove devo andare? Che diavolo sta succedendo? Secondo te? Siamo finiti in un incubo senza fine. E non è tanto perché c'è buio e paure morti, ma perché sto gioco non sta portando a niente se non a boh. Ha una parete macchiata. Che cos'è questo posto? Sapete, ho il sospetto che stiamo arrivando alla fine del gioco. You found Jericho? No, ancora i coniglietti, ma basta. Cos'è? Ma apri? Cos'è? Sembra strano, ma credo che sia meglio di niente. Finalmente si ragiona un po'. Un'arma, cazzo, almeno ci possiamo difendere da manichini che compaiono e scompaiono. Ma fa niente. Cos'è? È una specie di diploma. Hypnos. Theodore Hypnos. Vai, ascoltiamo quest'audio, vai. Vorrei capire se questi audio servono a qualcosa. Vabbè, come funziona quest'arma? Non fa niente. Sono... cioè, ho una specie di pistola che non va. Vale. Tornato tutto come prima, tranne tu che sei ancora qua, va? Guardate, ho un'arma, eh? Sono armato e pericoloso, quindi non provate a fare scherzi. Che cazzo è la... Ragazzi, avete presente quando andate in quei posti loschi dove girano spaccio, droga e tutto, che c'è le gang che tu entri che ti guardano appoggiate al muro? Ecco, sembra una roba del genere. In questo caso una gang di donne con la mascherina. Oh, fantastico. Cosa è fantastico? Guarda, sto al buio, guardami. Facciamoci del male, va. No, scherzo, dai. Dai. State aspettando me, vero, eh? No, non c'è niente in mano. C'è ancora qualcosa qua? Non riesco a premere il grilletto. Qualcosa lo blocca. Ma va. Te sei ancora qui, tesoro? Scusate un attimo, che... Oh, mamma mia. Tenere le cuffie dopo un po' fa male. Posso prenderlo? No. Ma comunque è X. Se non funziona, cosa l'ho presa a fare? Poi che... No, spara, spara! Sparo! Bastardo. Che succede?
Non capisco una sega. Qualcosa. L'ho uccisa io. Ma che hai ucciso? Che non sai neanche che cazzo era. Allora c'è qualcosa, eh. Chiudi, chiudi. La pistola è stata attivata dallo squillo del telefono. Non è successo niente. Credo che ci siano altri scatoli d'emergenza in questo posto. Io continuo a sparare così. Basta, dai. Apri un po'. Vabbè. Comunque era un'ombra che si muoveva. Ti darei il 5 se solo potessi muovere la mano. Mentre a voi... boh, niente. Eccola. Grazie. Di prendere il coltello non se ne parla, eh. Peccato, sono più per le armi a mano io che per quelle a fuoco. E vai, corridoi che cambiano in continuazione. Wow. Dove ho già visto questa cosa? Ah già, in tutti i giochi horror che sono stati fatti. Che emozione. Dov'è? Che cazzo. Vorrei vedere cos'è però. Però anch'io che sparo di fretta. Adesso se... è ora di andarsene da qua. Ma va? Guarda, che fa? Credo che su una cosa siamo entrambi d'accordo. Andiamoci. Sono riuscito a ripristinare la corrente. Ora sono riuscito. Ma fammi leggere. Via. Guardate. Volevo vedere cos'era, ma volevo anche andarmene via, mettiamola così. I see. It's just that it's all new to me. It's understandable. You're one of the first to participate. But please, try to relax. Any questions? Fatemi indovinare, sono nella save room? Bello. No, posso andare. Ok. Adesso si può aprire anche questo? No. Adesso non si aprono tutte, va bene. Ciao amico, sono tornato. Guarda, è stata un'esperienza. Per favore, sì, qui. Risponda a mia domanda, vai. Non è che a ogni livello devo fare questa cosa, però, perché dopo un po'... Sì, la so, ragazzi, sono molto noioso a lamentarmi, ma... ehi, questo gioco è noioso. No, no, non è noioso, semplicemente è il classico gioco che... speravi di vedermi? Sì, dai, taglio corto. Unisciti alla chat. Alla chat? C'era già le chat una volta? Penso di sì, sapete? Dai, lo facciamo? Lo facciamo? Dai, sono qui. Mi dici com'è, per favore, facciamo. Poi? Che bello che poi dopo i dialoghi portano sempre alla stessa domanda. Tutto qui. Vai. Basta.
stato, l'ascensore dovrebbe portarmi fuori di qua. Spero sia la fine. Ah, non ci conterei troppo, amico, guarda. Arrivati a sto punto ormai mi posso aspettare anche di tutto. Vorrei tanto che si cambiasse almeno un po' di... i corridoi, cioè... carina l'atmosfera, possiamo anche dirlo, però insomma, dai. Not at the moment. Very well. We can move forward. Preferirei di no, ma se proprio dobbiamo... Ah, eh sì, ecco, la pistola è un'altra cosa. Oh, finalmente... Ah, sono tornato fuori! Ah! Assoluto, non stavo mentendo, sono davvero fuori. Aspetta, eh. Mi ha detto di rispondere al telefono, che mi avrebbe aspettato. Spero che possa spiegarmi tutto. È una specie di generatore. Oh. Com'è che... Ah! Ah! Madonna! Ma porca zozza, lui da... Dov'è? Dov'è? Camisera, dov'è? Sparo, sparo ovunque. Ma dov'è? Dove ne vado? Ma porca di quella... Ma è il dottore che è apparso l'altra volta. Ah, ma adesso si spiega un po' di cose. Queste piante sembrano ben curate. Chi se ne prenderà cura? Ma ti sembrano domande da fare in un momento come questo? Ma chi se ne fotte? Con tutto il bene che vogliamo alle piante, però dai. Sì, lo so ragazzi, sono un po' antipatico, lo so, ma capitemi, sono arrivato a un punto con questo gioco che mi sta stufando. Ma allora, e adesso vi voglio dire una cosa. Adesso noi finiamo questa serie, poi alla fine vi dico un piccolo segreto che vabbè, vi spiegherà un po' tutto. Tenete poi anche conto che è il mio primo gameplay, parlato, quindi mi sto anche trattenendo, ma tanto. Allora, io ero arrivato da qua, Me ne posso andare? Oh sì. No. Illusione. Aspettiamo la bajur che spieghi. Ah, meno male che almeno qua non si spreca luce. C'era un gioco dove consumavi tanta batteria o qualcosa del genere? Miseria, che è? Che succede? Oh, piano piano con quell'arma, eh. E quindi tutto sto casino per Nathan?
Questo Sorren? Sorren tacci tua? Boh, non lo so, e francamente adesso non mi interessa, perché il gioco non è ancora finito, ragazzi. Se fosse finita così, mamma mia, vabbè, dai. Vabbè ragazzi, dai, vi saluto e ci vediamo per il prossimo episodio, sperando che sia l'ultimo, perché sto gioco sta andando avanti non da poco, anzi da tanto. Va bene, buona serata, piccole piume.